Passiamo all'obiettivo di poter anticongelarci. Anch'io ripeto quello che è temperatura di servizio mai 60 gradi, 60 puntos. Che quiere dire questo? Diciamo che io ora voglio costruire una base per lavorare a meno 12 gradi centigradi. Se vamo a vedere questa bella dei poteri anticongelanci, vedremo che esso corrisponde a un pack mais o meno entre 260 e 280. Pack medio 270 mai 60, mio obiettivo sarà arrivare a 330 puntos di poter anticongelarci. Ok? Vamo a scrivere questo obiettivo qui in basso e già temos 69, 74 puntos, che temos che ci sarà dos 330. Então, 330 meno 74 mi darà 256, ossia ainda mi faltano 256 punti per arrivare al mio obiettivo. Vamos dar esses 256 punti attraverso da saccarosi e da dextrosi. Então divido in 2 esse numero, vamos ver, che mi darà 128 e 128. E agora vamos calcolare quanta saccarosi e quanta dextrosi precisiamo. Saccarosi è facile, no? È tutto uguale. Ossia, il peso da saccarosi è uguale al potere anticongelante della. Então, 128, nada. Solido totale 128, potere addossante 128. Agora, per calcolare quanta dextrosi teremos che collocare nessa resetta, temos que fazer uma operação inversa, ou seja, o pack que desejamos atingir dividido o poder anticongelante da dextrose, que é 1,9 vezes o peso dela. Então, 128 dividido 1,9, ou 190%, que é a mesma idêntica coisa, me dará 67 gramas de dextrose. Ok? Uma vez encontrado, vamos desenvolver os valores nutricionais e poter addossarci il 75% del peso, então 67 moltiplicato il 75%, che mi darà 50 puntos di poter addossarci. Seguiamo con la nostra resetta, vamos ver agora solidos totais, quero chegar entre 370 e 380, nesse caso io collocarei come obiettivo 370. Vamos lá. 84 mai 71 mai 128 mai 67 che mi darà 350 grammas, então mi faltano 20 grammas per arrivare al mio obiettivo. Então io colloco 20 grammas di che? Maltodestrina, 20 grammas. Maltodestrina, vou calcolare ela come un solido differente, na verdade è una mistura, tem também un poco di açúcar, mas por praticidade, calculamos como solido diferente. E por praticidade, visto que é uma pequena quantidade, não calcularemos nem pod nem pack dela. Agora, me falta o último objetivo, que é o poder adoçante. Vamos ver, estamos em 178, 184, 190. Na verdade, estamos perfeitamente no meio, ok? Então, não precisa. Non precisa modificare nada. Aquí praticamente depois collocheremo nostra liga neutra 5 grammas. Aquí saranno 5 grammas e 5 grammas. E depois temo che checar se estamos, no, controllare se estamos in 1 kg. Vamos ver, vamos sumando todos esses números che mi daranno 994 grammas, então è solo colocare 6 grammas di leci, ovviamente mudarà tampoco qui dentro che non vamo a riformulare nada, e nostra base, diciamo scalda base normale che si usa, ripeto, mais o meno 800 grammas per chilo, sarà pronta. Agora, temos che trasformare questa base e concentrarla in una base a 700 grammi, con 70% di solido, ossia 700 grammi di solido in 1 kg. Che vamo a fare? Aquí, na verdade, temos 375 grammi, perché a gente collocò 5 grammi di liga neutra. Então, nosso obiettivo sarà arrivare a 700 grammi di solidos. Ok? Perché? Perché queremos trasformare questa base, no? Di una base normale a una base concentrata.